Come vanno gli esercizi di articolazione con la matita? Bene, spero. Straparlando gli ordinari e i manotti. Sono utili, vero? C'è addirittura chi ha mandato un video della loro applicazione. Grazie Francesco. Favorisce il dimagrimento. Favorisce il dimagrimento, corregge posture mal di schiena, aumenta forza e resistenza, migliora le prestazioni atletiche. Allenamento con personal trainer dedicato. Grazie, Lollo. Ma non finisce qui, perché oggi sono pronto a darti nuovi, fenomenali esercizi per migliorare l'articolazione delle tue parole e delle tue frasi. Prima però iscriviti al canale e scoprirai un sacco di video che ti aiuteranno con la dizione, con la preparazione, ai casting, con l'articolazione e se hai la R moscia, a correggerla. Fossi in te, attiverai anche la campanellina. Grande! Ci sono molti esercizi per allenarsi ad articolare meglio le parole. Scegliere quale portare in video oggi non è stato per nulla facile. Video di esercizi per la lingua. Fatto! Video di esercizi per le labbra. Fatto! Assicurate il professore di inserire il gancio della... Agganciare il calcio. Alla fine, dopo aver molto pensato, ho scelto di portarti una cosa che non troverai su nessun altro canale YouTube. Del resto, se segui il mio canale, già lo sai, qui scopri molte cose che difficilmente puoi trovare altrove. Quindi oggi ho pronte per te le frasi plurisillabiche. Plurichi? Le frasi plurisillabiche sono molto utili perché esercitano la nostra articolazione su parole, o meglio, su combinazioni di parole che nella vita di tutti i giorni raramente troviamo. Molte delle frasi che pronunciamo nella vita sono composte da parole con poche sillabe, una o due o tre, a volte quattro, più raramente cinque o più. Ed infatti la frase che ho appena pronunciato è composta da sei parole con una sillaba, 15 parole con due sillabe, tre parole con tre sillabe e una sola parola con quattro sillabe. La parola raramente. Fatta questa grande scoperta, è facile intuire come la nostra mente sia abituata a pensare e comporre frasi che contengono parole con un numero limitato di sillabe. Il che significa che tendiamo a ridurre a quel numero di sillabe anche parole che di sillabe ne hanno molte di più. E così disgraziatamente diventa disgrante. Divertito diventa vertito e raccontare diventa racconta. Ecco allora che le frasi plurisillabiche, delle quali tra poco ti farò un paio di esempi, ti tornano utili per esercitarti su parole un po' diverse. I lavoratori ricavavano notoriamente e avevano pluridecorati abbigliamenti tirolesi che si potevano indiscutibilmente contraddistinguere. Questa frase plurisillabica è composta da tre parole con una sillaba, i, e, si, una parola con due sillabe, sicché, zero parole con tre sillabe, quattro parole con quattro sillabe, avevano, tirolesi, potevano, quattro parole con cinque sillabe, lavoratori, notoriamente, abbigliamenti, due parole con sei sillabe, pluridecorati, contraddistinguere, una parola con sette sillabe. Indiscutibilmente. È chiaro quindi come una proposizione di questo genere sia molto più difficile da pronunciare rispetto alle frasi che ogni giorno ci troviamo davanti. Non solo, c'è un'altra particolarità nascosta che la rende ancora più difficile. Sei in grado di trovarla e di segnalarla nei commenti? I miei allievi dei corsi in presenza sono pregati di astenersi almeno un paio di giorni dal commentare perché la sanno. O almeno dovrebbero saperla. Prova a dire questa cosa dei lavoratori che ricavavano notoriamente senza perdere nulla per strada, articolando bene ogni sillaba e ogni volta sempre più veloce. Questo esercizio potrà essere tranquillamente fatto in auto. Ovviamente la frase dovrà essere a memoria, non bisognerà leggerla. Inoltre puoi fare questo esercizio combinandolo con quello della matita, che trovi qui, in questo caso è meglio non farlo alla guida. Questo video è supportato da Artisti7607, lascio il link al loro sito qui sotto, in descrizione. Se vuoi una consulenza personalizzata, in descrizione trovi tutti i miei contatti, Instagram, Facebook e sito web. Non ho dimenticato di avere promesso un video su come chiudere bene le parole per farsi capire meglio. Oggi mi sono divertito molto. Succede sempre quando mi trovo con Dan. Quest'oggi sono andato a vedere qualcosa, quindi mi spiacevano molto perché non so, ho capito, ma cazzo ha detto? Vola a vederti gli altri video sul canale e impara tutte le regole di dizione. Vuoi chiedermi qualcosa? I commenti sono a tua disposizione. Vuoi mandarmi il tuo lavoro come ha fatto Francesco? Usa la mail. A presto, ti saluto lasciandoti un'altra frase plurisillabica sulla quale potrai esercitarti. Straparlando dozzinalmente, Giallonio e i politicanti tiranneggiavano inutilmente su improbabilissime meditazioni.